Dai, raga, che scena questa, ma state scherzando? Beh, ragazzi, però così è proprio una figata la mappa. Mamma mia, raga, ma che? Sembra uno scenario apocalittico. Ciao a tutti, ragazzi, qui è Fortegamer che parla e benvenuti in un nuovo video su Fortnite. Oggi, ragazzi, abbiamo finalmente la nuova season di Fortnite, la season 8. Non vedevo l'ora che uscisse e finalmente ci siamo. Faccio anche vedere. Allora, ragazzi, scusatemi in primis se non sono riuscito a presidiare l'evento ieri sera in live, ma sfortunatamente, ragazzi, sono giorni in cui sto studiando botto, c'ho un esame questa settimana, la testa mi sta implodendo. Registro e valo questo video e faremo in primis una reaction velocissima all'evento di ieri sera assieme. Vedremo il Battle Pass e poi andremo direttamente in game per provare la nuova season. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate fatto, soprattutto di attivare la campanellina. Ok, ragazzi, quindi ci siamo. Io ho preso un video dell'evento a caso in italiano e qui sta proprio startando l'evento. E beh, come prima cosa veniamo portati tipo sulla loro astronave. Finalmente ci saremmo voluti salire da molto tempo. Ah, siamo tipo stati intrappolati? Wow, tra l'altro lagghicchia un po'. Che figata però, sta proprio la truppa di alieni che passa. Ok, ci vengono aperte le gabbie fondamentalmente e dobbiamo scappare. Ah, carina questa cosa, poi stanno tutti i giocatori intorno, figata così. Cioè, credo ci fosse una buona ventina di persone in zona e camminare tutti quanti assieme era proprio una figata, cavolo. Oddio, però ragazzi, un evento live così, con tutte queste persone che si muovono in una mappa fatta apposta per l'evento, l'ho visto veramente poche volte, se non ovviamente su Fortnite. Ok, qui ci stiamo lanciando in questo tubo fondamentalmente. Cioè, raga, questo evento l'hanno fatto proprio bene. Cioè, bisogna scappare per tutta la zona. Si sono rifatti dall'ultimo evento che non piacque, perché questo così già per il momento mi sta colpendo molto. Eh sì, ragazzi, qui invece siamo nella zona in cui giustamente ci fanno vedere che avevano posizionato sotto tutte le diverse isole le bombe. Ok, c'è un problema. Non credo che le bombe stiano partendo, a dirla tutta. No, non morite, va bene, ok. Oddio, raga, questo è il cubo, sta tornando il cubo. Cioè, è tornato il cubo, questo lo so, però... Cavolo. Ok, le bombe sono armate e i ragazzi hanno 2 minuti e 40 per scappare. Riavvia. Cosa? Sono molto confuso, ragazzi. Ok, stanno toccando il cubo, riavviandolo. Questa cosa mi fa molto strano perché io ero abituato che ti toccava e tu tipo esplodevi. E i ragazzi hanno 1 minuto e 30. Oh, però gli eventi di Fortnite, raga, sono sempre migliori, no cap? Cioè, non scherzate. Gli eventi di Fortnite, raga, non si superano. Ma poi pure le canzoni, l'atmosfera. Cioè, raga, io non sto scherzando. Secondo me, Fortnite è il gioco con i migliori eventi live che ci siano. Ah, ok, sta arrivando un UFO per portare il cubo. Non è una bella notizia. Ah, no, oddio, sta solo passando. Ok. Cosa sta succedendo? Quanti cubi ci sono? Nel senso... Ah, la nave sta esplodendo! Fantastico! Direi che le nostre bombe hanno funzionato, ragazzi. Direi di sì. E c'è un cubo. Il cubo sta tornando sull'isola, boys. Mamma mia, che scena, raga. Sono 2 cubi. 3 cubi, ragazzi! Dai, raga, che scena questa! Ma state scherzando! E quindi continua con... Fortnite Season 8, figo raga. Ok ragazzi, a questo punto noi invece ci troviamo nella nostra season. Ah, mi raccomando ragazzi, prima di shoppare il Battle Pass inserite il codice creatore Fortu così come vedete a schermo. E mi raccomando, anche se l'avete già messo ragazzi, rimettetelo perché ogni 14 giorni ve lo levano. Infatti ragazzi, se comprate il Battle Pass col mio codice creatore Fortu e fate una storia mentre lo fate taggandomi, vi riposterò sul mio profilo Instagram ufficiale. Come prima cosa, senza perdere altro tempo, io direi di comprare il Pass Battaglia. Anche questa stagione ragazzi ce l'abbiamo. Vediamo un po'. Allora, ok, questa è la skin di base, Charlotte, 5 Battlestars, va bene. Vediamo un po', ragazzi. Ah, come altra skin c'è Tunafish, questo è carino, ci sta. Questa è Core, vabbè, evitabile per quanto mi riguarda. Tu sei appena diventata la mia skin preferita, tipo JB Chimpshanky, simpatico, sicuramente molto simpatico. Forse la skin un po' grossa. Thorin, ok, questa carina, sembra, non lo so, Elsa. E poi come ultima c'è Carnage. Bella però Carnage, raga. Guatamarrissima. Ok, mi piace, ci sta questo Battle Pass, ci sta. E vabbè, a questo punto, raga, ci resta solo una cosa da fare: di andare in game e farci una bella solo per vedere com'è cambiata la mappa. Allora, ragazzi, guardando la mappa dall'alto, vedo che ci sono tantissime zone dove il cubo ha fatto un bel po' di casini. Però qui, fondamentalmente, dalla piantina non vedo tante cose diverse. Direi di andare all'Islake e scoprire cosa sono queste bolle. Però sono molto curioso. Ok, sembra tipo il sottosopra di Stranger Things. E sinceramente c'è anche l'effetto esatto del mega salto tutto incasinato. Ok. Bel casino a dirla tutta. Non me l'aspettavo così strana sta zona.
E vabbè, cercherò di trovare altre armi intanto, perché credo che ne avrò bisogno. Però almeno non c'è danno da caduta. Ok, una a terra. Tipo, dai, a terra praticamente, via via via. Non ci avevo fatto caso che stava questa. Ciao cara, e siamo a 2 kill. Sarei tentato di scappare fuori da questa zona, sinceramente. Tutti questi mostri in zona non mi ispirano per nulla simpatia. Specialmente perché c'è un tizio anche con un fucile a pompa, e quello soprattutto, più di tutti, non mi ispira simpatia. No! Mamma mia! Sono sopravvissuto per miracolo. Ok, ora è il caso tipo di andarmene e cercare qualche cura decente. Perché sotto ci stanno tutte quelle creature che sgorgano fuori dai poteri del cubo, tipo. Oddio, cosa sono queste ceste? Ok. E non so se sapete, le creature danno cose. Secondo me sì, secondo me droppano. Ok. Vabbè, palesemente una partita non la vincerò, però voglio vedere fino a quando riesco a resistere. Un'altra cesta. Sideway minigun. Ok, vabbè, me la tengo questa minigun. Sarebbe da capire più o meno come funziona, però sembra interessante. E quasi quasi me la metto al posto della mitragliatta, raga, non posso venire troppe armi. Beh ragazzi, però così è proprio una figata la mappa. Ah, non si può costruire sta zona? What? Cavolo, e non si può neanche sparare all'esterno. Molto molto figa però come meccanica. Cioè, se entri ci puoi restare, ma altrimenti non puoi costruire. Ok. Ah, tra l'altro da qui posso fare lo spottino un po' infame. Però effettivamente potrei controllare se ci sono nemici fuori. E questo invece? Minigun oro. Vabbè, io non so quanto siate forti. Spero per me tanto, sinceramente. Ok, usciamo fuori, raga. Abbiamo fatto le nostre cose. No! L'automatic sniper rifle l'hanno rimesso. No, vi prego. Che cosa brutta. Ve lo potevate risparmiare. Cosa hanno fatto? Epic Games, please. Anche se ho il dubbio di se l'avessero già rimesso nelle ultime season. Ma no, mi sembra di questa season sta cosa. Mamma mia, raga, ma che... Sembra uno scenario apocalittico. Tizio non mi ha visto apparentemente. 33-33. Se provassi a utilizzare un po' sta cosa... Non capisco come funzioni. Ok, aumenta il ratio di fuoco più sparo. Ma è tutta strana. Non voglio morirci così. Ho fatto una calata di frame scandalosa, raga. Via 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 via. Stavo morendo male. No, continua a piccarmi. Ma sei serio? Dai, era un altro. Tra l'altro questo è la skin di Venom. Cazzatissimo, raga. Allora, ragazzi, per quello che posso dirvi fino ad ora, la season a me sembra piacere. Ovviamente ci sono da scoprire mille cose, però per il momento è veramente, veramente bella. L'evento è stato fighissimo. I cambiamenti alla mappa sono molto originali. Nulla di nuovo, però comunque sono gestiti bene per quel poco che ho visto. E il Baltobus ci sta, molto figo, soprattutto Carnage, che non raggiungerò palesemente mai. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, di attivare la campanellina e soprattutto, ragazzi, di inserire sempre all'interno dell'Item Shop il codice creatore Fortu prima di comprare il Battle Pass. E noi boys ci becchiamo fondamentalmente alla prossima.